Ti stai annoiando? Allora, ti proponiamo dei rimedi infallibili. Divertiti anche se fuori piove. Trasforma un cocomero in una palla da discoteca. Fa esplodere palloncini di guanti e crea bolle con la Coca-Cola. Guarda il nostro nuovo video su cosa fare quando sei annoiato. La rossa è sotto un albero tutta malinconica. Dolly crea una piramide di bicchieri colorati. Boom! E una palla calza colpisce la costruzione abbattendola. Rivesti dei bicchieri di carta con colori acrilici. Fai una palla con un paio di calzini colorati. La noia svanisce completamente. Le ragazze fanno a gara per vedere chi riesce a colpire il maggior numero di bicchieri in una volta. È un pareggio e rimangono allegre per il resto della giornata, anche quando il gioco dei bicchieri è finito. Dolly è molto impegnata a chattare e non presta alcuna attenzione alla sua amica. Emma non è abituata ad annoiarsi, ma ha degli occhiali strani giusti per questa situazione. Dipingi degli occhiali da sole con montatura tonda con dello smalto giallo. Prendi dei tappi di plastica dalle dimensioni appropriate e taglia il bordo. Dipingi i tappi di plastica con il colore giallo. Disegna una faccina emoticon divertente con un pennarello indelebile. Crea due volti diversi. Attacca delle piccole cerniere metalliche sulla parte superiore della montatura. Attacca le emoticon alle cerniere. Dolly vuole mostrare alla sua amica una foto divertente, ma due emoji la guardano al posto di Emma. Ehi! La sua amica solleva uno smile. Ci sono degli occhiali da sole nascosti sotto. Idea brillante! Possiamo fare dei fantastici selfie. Riceveremo un sacco di like e di commenti. Il clima estivo è così mutevole. 5 minuti prima brilla il sole e un attimo dopo è nuvoloso. Il cielo è grigio e comincia a piovere prima che te ne possa accorgere. E l'umore diventa pessimo. Dolly torna a casa. La passeggiata è fallita. Cosa posso fare ora? Ho un'idea. Mostrerò dei trucchi. Ecco, le bevande appaiono sul tavolo. Oggi riuscirò a capire quale bevanda è la migliore. Ma cos'è? Dolly tira fuori dalla manica una lunga cannuccia come un vero mago. Taglia la parte corta di una cannuccia. Assicurati che abbia una parte flessibile. Attacca i ritagli corti l'uno all'altro. Incolla a caldo la parte curva di una cannuccia alla parte dritta di un'altra. Fai una cannuccia lunga con i ritagli più piccoli. Piega le cannucce per ottenere un lungo zigzag. Attacca una cannuccia normale da un lato per metterla nella bottiglia. La cannuccia zigzag è uno strumento creativo e pratico. Anche se mi siedo in cima a una pila di cuscini, la mia cannuccia arriverà comunque alla bottiglia sul tavolo. Quiu, ci sono troppi liquidi nel mio corpo. Ho già bevuto mezza bottiglia di ogni bevanda, ma non ho ancora idea di quale piaccia di più. Emma ed io abbiamo un'intera collezione di palloncini fatti con i guanti. Gonfia dei guanti di gomma sottili di diversi colori. Fissali con un bastoncino per palloncini. Disegna cuori e una faccia buffa sui guanti palloncino. Ops, ha iniziato a piovere! I nostri palloncini stanno diventando popolari. E ballare con i palloncini è una grande idea per abbattere la noia di una giornata di pioggia. Il tempo non ci fermerà. Una festa da discoteca può essere organizzata proprio su un divano. Ma che festa sarebbe senza una palla da discoteca? Avvolgi un cocomero in un foglio di alluminio. Taglia un cartone argentato in quadrati identici. Attaccali all'anguria. Aggiungi degli effetti fumogeni, spegni le luci e dirigi i riflettori sulla palla da discoteca. La luce viene riflessa in tutta la stanza. Stop! La festa è finita! Andiamo a mangiare un dolce! Taglia la palla da discoteca e mordi un po' di anguria succosa e matura. Ognuno di noi aspetta che la pioggia smetta in modo diverso.
Bevo la mia cola ed Emma soffia bolle di sapone. Combiniamo cola e bolle. Versa del sapone per i piatti in una bottiglia di Coca-Cola. Aggiungi un po' di glicerina. Incolla a caldo una bacchetta a bolle all'interno del tappo. Ora stiamo soffiando bolle di Coca-Cola insieme e nessuna pioggia può farci sentire tristi. Emma è una grande fan del basket, sostiene la sua squadra preferita e non capisce perché Dolly non condivida le sue emozioni. Emma usa un trucco per presentare il basket alla sua amica. Combina un dolce con un canestro. Dipinge un'ampia tazza di ceramica arancione scuro. Usa una spugna per imitare la texture della palla da basket. Usa un pennarello nero indelebile per realizzare i dettagli come quelli della palla. Dipinge un tappo di plastica quadrato bianco. Aggiunge una cornice arancione. Questo sarà il tabellone. Usa una bacchetta a bolle per fare un cestino. Incolla a caldo una rete intorno all'anello. Attacca il canestro al tabellone. Incolla a caldo il tabellone sopra la maniglia della tazza. Abbiamo messo il trucco di guerra ed iniziamo il gioco. Chi getterà più marshmallow nella tazza attraverso il canestro? Emma punta l'anello attentamente. Fuoco! Dolly decide di imbrogliare. Getta un marshmallow proprio sopra la tazza. Il marshmallow entra nel canestro senza che lei abbia dovuto prendere la mira. Le ragazze possono immergere i biscotti nel cacao e fare uno spuntino durante il gioco. Dolly ha preso dei pennarelli per colorare un libro per alleviare lo stress ed Emma decide di colorare la maglietta della sua amica. Metti un pezzo di cartone all'interno di una t-shirt di cotone bianca e disegna un motivo floreale con una matita. Traccia con un pennarello nero sottile per tessuti. Fai un disegno sul retro della t-shirt nello stesso stile. Emma usa dei pennarelli per colorare la maglietta. Il motivo bianco e nero sulla maglietta di Dolly si riempie gradualmente di colori. La mia amica mi ha fatto un regalo a sorpresa. Cosa c'è dentro? Emma riesce a malapena ad aprire la lattina che escono coriandoli colorati. Colora due lattine identiche con della vernice acrilica di tonalità pastello. Immerge una spugna rotonda in diversi colori e tampona la lattina facendo dei grandi punti. Copri l'intera superficie. Fai dei fori di diverse dimensioni in una pila di carta colorata. Prendi i coriandoli colorati e mettili nella lattina. Riempi il secondo barattolo con coriandoli rosa pallido a forma di piccoli cerchi e grandi cuori. Aggiungi un po' di glitter. Dipingi il coperchio e la linguetta. Incollalo a caldo alla lattina. La pioggia è finita, quindi ne organizziamo una colorata. I coriandoli sono molto più divertenti della pioggia. Non ti bagnerai e sarai di nuovo allegro. Questa noia sta uccidendo Dolly, allora Emma porta la Nutella alla sua amica. Evviva! Prendi i cucchiaini, ma c'è qualcosa di rosa al posto della crema al cioccolato. Sciogli dei marshmallow nel microonde. Mescola con l'amido. Aggiungi dei glitter commestibili e dei granelli di zucchero. Metti il composto in un barattolo di Nutella. Che cos'è? Cibo per unicorni? Un'edizione limitata di Nutella? È elastico e ha un buon profumo. Questo è un dessert dolcissimo. Questa Nutella è buona tanto quanto quella vera. Le ragazze si divertono molto con lo strano dessert rosa. La rossa continua a guardare le sue foto su Instagram e a controllare le notifiche dei messaggi, mentre Dolly ha già giocato a tutti i nuovi giochi sul suo telefono. Le ragazze sono stanche dei loro telefoni. Ops, che cos'è? È un mini ring da box! Fissa un foglio sottile di gomma piuma su un foglio quadrato di cartone. Taglia due fori per le dita. Attacca i cappucci colorati dei pennarelli agli angoli. E fissa due file di fili di gomma ai pali. La rossa fa passare il dito nel buco.
e Dolly vi disegna sopra una faccia. E ora due pugili stanno combattendo per vincere il campionato di pesi piuma. La lotta si sposta da un posto all'altro, diventando piuttosto seria. La lotta continua all'aperto. Nessuno vuole arrendersi, ma la battaglia più difficile è stata vinta. La noia se n'è andata. Ti sono piaciute le nostre idee per i giorni di pioggia noiosi? Scrivi nei tuoi commenti come ti divertirai con i tuoi amici quando fuori pioverà. Farai un mini canestro da basket? Oppure costruirai una piramide di bicchieri di carta? O colorerai una maglietta con dei pennarelli colorati? Non dimenticare di mettere il pollice in su. Iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella per non perdere nuovi video divertenti sul canale di Trum Trum.